Oggi diciamo, ho avuto la possibilità di vedere questo metro. Mi ha incuriosito non tanto per il fatto che sia un metro flessibile, quelli che si allungano, ma per il prezzo, nel senso che non ho ben capito per quale motivo costi così tanto. Perché costa 30 e passa euro, apparentemente è un senza marca, è vero che ha la clip per la cintura, ha un rivestimento che è in gomma, sicuramente carino. E dovrebbe essere lungo 8 metri, ma dovrebbe. In ogni caso vediamo un attimino. Allora, è diverso dal solito, nel senso che ha la doppia scala, quindi millimetri e pollici, quindi centimetri e pollici, e è dotato di gancio. Ecco, la differenza rispetto agli altri è che non parte subito da zero, per cui ecco, la misura in realtà parte poi da qui ed è lungo 8 metri. È sicuramente flessibile, ha la doppia scala come potete vedere e ha questo trattamento in nylon che dovrebbe renderlo sicuramente più robusto rispetto a un metro normale. Non lo so, giusto così vediamo se riesco a recuperarne uno per fare un confronto. Adesso nascondo la marca di questo, anche questo è un 8 metri, come dimensioni siamo abbastanza vicini. E questo è il classico metro metallico. E se notate, vedete, in questo caso lui parte direttamente dallo zero. E quello è un metro che costa una decina di euro. Questo invece parte da... non so, più o meno, non so quanto sia, però potrebbe essere una decina di centimetri. Andiamo a misurarlo magari così giusto per... sì, più o meno 10 centimetri, qualche di centimetri e mezzo. Ecco, non so onestamente quale sia l'utilità di avere questo, probabilmente non me ne intendo io, per cui non so. Sul fatto che possa effettivamente valere i soldi che costa, non lo so, perché per darvi un'idea, questo modello, che è un modello digitale, cioè nel senso che ha, oltre alla lettura classica, quindi a nastro, ha anche una lettura fatta invece con, vediamo se riesco a dare un'idea, ok. Non so se si vede, ma non fa niente. Comunque c'è scritto 28 centimetri qualcosa. Non so onestamente, dico, boh, potrebbe essere sicuramente un bel prodotto. Da qui a giustificare i 30 euro, non so. Se c'è qualcuno più esperto di me che magari mi scrive nei commenti di cosa voglia dire avere un metro con un trattamento in nylon. Sarebbe sicuramente cosa gradita. In ogni caso vi lascio il link in descrizione e come al solito vi invito a lasciare un like al video se vi è piaciuto e ad iscrivervi al canale se avete voglia di aiutarci a crescere e diciamo far sì che si possa poi portare nuovi contenuti sul canale. Grazie e alla prossima.